E finisce, ahimè, anche questa puntata, sempre queste puntate speciali ormai dal nostro studio virtuale dove nascono le puntate di Funny Moon in collegamento multiplo questa settimana, dove abbiamo avuto ospiti sia la bellissima Francesca che state vedendo in questo momento, sia James da Napoli che coordina tutto quanto, e ospite d'eccezione oggi, dove abbiamo visto in puntata anche parte del suo concerto, e vi invito di andarli a vedere online e di seguirlo per... il nostro grande Icaro in arte, Roberto Rossiello. E Roberto in arte Icaro, sì. Sì, 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 esatto. Io inverto perché è sempre meglio, perché sei un artista anche come Roberto, perché hai annunciato in apertura. Diciamo che se non ci fosse stato Roberto, non ci sarebbe stato Icaro, quello. Esatto, ma soprattutto questa novità del tuo nuovo singolo inedito che hai registrato, e speriamo di poterlo sentire al più presto, magari durante un tuo concerto live, però stavolta non in casa. E soprattutto ricordiamo, Roberto, chiunque volesse seguire, insomma, anche le tue iniziative live, dove ti può trovare? Allora, con l'augurio, insomma, il buon auspicio che i live possano tornare al più presto in tutta Italia, quindi non soltanto i miei, ma quelli di tutti gli artisti italiani, che in questo momento sono, diciamo, la categoria che sta soffrendo un pochettino di più, perché ovviamente l'arte è sempre stata messa un po' da parte perché è un po' il superfluo, diciamo, no? Non è il necessario, anche se qua poi ci sarebbe da aprire una parentesi e parlarne una puntata intera. Però Icaro lo potete trovare su Facebook, basta che cercate Icaro Official Page, la scritta Icaro scritto maiuscolo, basta che cercate quello, la foto di profilo è rossa, l'immagine, diciamo, allo sfondo rosso con la scritta Icaro, e poi altrimenti c'è il sito internet www.roberto-icaro.com. E niente, Instagram, Icaro Tributo Zero su Instagram. Saremo ben lieti di seguirti nelle tue prossime performance via web, via telematica, diciamo così. Sì, e sì. Spero anche di poter rifare un'altra puntata per parlare appunto di tutte queste arti, esatto, nascoste, che purtroppo stanno soffrendo e secondo me soffriranno anche dopo, e speriamo che il governo faccia qualche cosa per risolvere, insomma, non far morire queste arti. Esatto, l'arte. Non trattiamo male l'arte, perché il giorno in cui dovesse sparire ci mancherebbe terribilmente. E allora, dello stesso pensiero è ovviamente James da Napoli, che anche con lui... Sì, concordo anch'io, assolutamente. Esatto, perché non ricordiamo che giustamente anche Francesca è un artista, diciamo così. Sì. Ma togliamo il diciamo così, lo è, perché forse molti da casa non sanno, non ricordano che lei si occupa anche di trucco, fa trucchi speciali, insomma, quindi nel cinema, nei videoclip, sì, cioè... trucco fotografico, cinematografico, teatrale, fotografia e moda, quindi comunque... Per esempio, un grandissimo evento di teatro che avevo tutti gli anni, quest'anno molto probabilmente che si doveva tenere a maggio, ma ecco. Quindi, ci abbiamo dovuto rinunciare tutti è tutto congelato, stato. È tutto congelato, esatto, quindi spero che si possa ripartire al più presto e ingranare piano piano e ricominciare da capo, perché sarà come ricominciare da capo. E questo mi scoccia terribilmente, però vabbè, che dobbiamo fare? Soprattutto anche un altro evento che io e James ormai facciamo da anni, e hai partecipato anche tu, Francesca, che è Cinema da Mare, che ahimè al 90%, diciamo così, non si potrà fare, ed era un evento interessante perché collegava anche persone da tutto il mondo. Allora, chiudiamo con i nostri soliti riferimenti. Prima di dare riferimenti quelli di Funny Moon, diamo anche l'ultimo riferimento che riguarda James con la sua rubrica. Allora, il contenitore di emozioni, noi ci siamo tutti i giorni con orari che poi prestabiliamo sulla pagina, che è nata anche la pagina, siamo su Instagram, contenitore di emozioni, un argomento a piacere. Quasi sempre andiamo dalle 18.30 e le 21.30. Abbiamo scelto da questa settimana un nuovo orario alle 20.30 per lasciare poi che si vada nelle altre direct o rilassarci a vedere una bella serie, perché noi non siamo andati mai in quarantena, come si suol dire, non ci siamo mai fermati, pertanto adesso mi piacerebbe
aiutare gli altri, lanciare gli altri. Infatti invito Icaro e gli altri, pure Francesca, a presentare le loro iniziative anche nel contenitore di emozioni. Creiamo connessione e stiamo assieme. Fondamentale. Diamo anche i nostri riferimenti per creare connessione anche con noi, e chissà nelle prossime puntate avere nuovi ospiti e fare qualche bel dibattito da poter proporre anche nelle nostre reti e nella nostra televisione. Come possono fare, Francesca? Possono innanzitutto scriverci, chiamarci, mandarci un messaggio al numero qua sotto che trovate in descrizione, che è 333-733-8693, oppure seguirci sui social, che sono YouTube, Instagram e Facebook, quindi seguiteci su tutte e tre. Cosa ci fate con questi contatti? Chiamateci, scriveteci, se volete partecipare con noi in puntata, oppure se volete promuovere una vostra iniziativa quando sarà finita questa quarantena, un vostro talento, una vostra arte, un festival, una rassegna di qualunque genere. Quindi basta chiamarci o mandarci un messaggio o contattarci sui social o seguirci sui social per aggiornarvi su tutte le novità, ed è tutto totalmente a costo zero, quindi perché non farlo? Seguiteci anche sui nostri canali YouTube e Facebook, dove vedrete tutte le nostre puntate passate, future e anche, come abbiamo visto in questa puntata, i vari concerti di Icaro e di tanti altri artisti che si sono esibiti da noi a Funny Moon. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana e saluto, un grande caloroso saluto a Francesco, ovviamente, che è onnipresente ormai da quando è ritornata finalmente con noi in trasmissione. Onnipresente sempre ci sono. E soprattutto un caloroso abbraccio a James da quella città lontana, ancora più lontana per colpa della quarantena, che è Napoli, e saluto Icaro sperando di poterlo rivedere a più presto, non solo nei suoi concerti ma anche da noi in trasmissione. Ciao a tutti, speriamo, ragazzi. Speriamo presto, grazie, un saluto a tutti. Moon.